Andrei un attimo a vedere, perché sento dei rumori, volevo un attimo vedere se sono proprio provenienti da fuori o proprio da una sorta di grotta che abbiamo proprio sotto casa, vediamo un po'. Tanto finalmente è cresciuto il pollo. Ce l'ho fatta grande. Un uovo, vedete cosa servono? Perché mi dà tante uova. E volevo metterle lì, perché è più piccolo e le uova si vedono più facilmente, per quello volevo mettere lì. Allora, io le attiro. Tu sei abbastanza... No, non so... Hai mangiato abbastanza. Ah, fanno le cose un po'... Oh, funziona! Quindi, oltre alle uova, ragazzi, abbiamo la possibilità di fare un figlio, diciamo così, in questo modo. Vabbè, qua è andata male. E vabbè, riuscite a venire di qua? Amici, amici. Vabbè, ovviamente non le ammazzo ancora, ragazzi. Le ammazzerò più avanti, però non costringimi, ok? E quando ovviamente saranno abbastanza, così come le mucche, le ammazzerò più avanti. Caspita, vabbè. In modo, ragazzi, da ammazzarle il tempo, diciamo, più giusto per a sua volta avere piume, eccetera, eccetera. Invece con le mucche avere... Le ammazzo tutto qua, vabbè. Avere della pelle. Beh, ci serviranno, ragazzi, tantissimo. La carne, poi le piume per le frecce e la pelle per i libri. E poi abbiamo la canna da zucchero per la carta e sempre per i libri. Bene, cos'è che ho detto che mi ha fatto venire... Ah sì, a proposito delle piume, ho un arco che mi aveva droppato ancora cosa sto dicendo? Vabbè, tanto qua rimetto anche questo ferro. Che mi ha droppato uno scheletro ancora tempo fa. Intanto qui mettiamo... Io sento... Ma voi li sentite gli zoomi? Perché io li sento proprio bene bene, ragazzi. Veramente bene bene bene. Ok, cosa fa? Io ho un pezzo di... Sì, oh, questa è la selce, ragazzi. Così ve la faccio vedere. Cosa si può fare con la selce? Si può fare l'acciarino, che sarebbe un accendino praticamente. E permetterà di dare fuoco ad un blocco. Ovviamente può essere anche negativo, può avere un effetto negativo, quindi state molto attenti nell'usarlo. Qui abbiamo la farina d'ossa, ragazzi, che si fa semplicemente mettendo delle ossa sulla crafting table, comunque dove volete, e servirà per far crescere più velocemente i raccolti, o se lo mettete nella terra normale vi farà crescere invece dell'erbetta così da campo, diciamo così. Io vedo che sono abbastanza cresciuti, non i polli, no, no, non uscite, non uscite, non uscite, ok, intendo le canne da zucchero, e faccio vedere che le raccolte... No, c'ho i semi in mano, sono un cretino, sono. Per fortuna non sono usciti. Vabbè, vedete, basta fare così. Ok, qua ho distrutto un qualcosa di troppo. Mettiamo al posto dell'acerino prima che ci siano malanni, ma vedete, ne ho 33. E vabbè, vedete, se ne piantate così, mi darà sull'altra, quindi non c'è nessuna, assolutamente nessuna perdita. E vedete, in questo caso io ho guadagnato ben 28 canne da zucchero. Vi faccio vedere cosa servono le canne da zucchero fra poco, non vi preoccupate. Tutte le canne da zucchero, ragazzi, come finite nell'acqua? Non credo proprio, ok. A questo punto, ragazzi, faccio vedere cosa servono le canne da zucchero. Uno può pensare, vabbè, fai lo zucchero. In effetti sì, ci fai lo zucchero, ma non solo, perché qui lo considero un po' come, mi viene da dire, come un papiro, cioè una cosa del genere, in modo per fare la carta. Infatti, se mettiamo, le prendo anche tutte le altre che ho. Tanto mi basta una roba piccola di come farmi di canne da zucchero, avete visto, no? Facciamo una roba del genere. Se mettiamo... Qui si fa lo zucchero, avete visto? Così si fanno tre pagine. E se io faccio tante tante pagine, come potete vedere, si fa tanta tanta bella roba. Vedete un po'? È una figata sta roba, sì o no? È una figata. Ok. Ok, quindi ragazzi abbiamo un bel po' di carta. Perché l'ho trasformata tutta? Perché sarà questa che mi serve, ragazzi, il canne da zucchero ormai. Magari se farò un po' di zucchero, insomma, ci abbiamo sempre la coltivazione fuori. Che stanno crescendo già. Che sono fino a tre blocchi se non sbaglio, eh. Ve lo dico. Quindi è una cosa comunque molto utile, molto. Può servire. Tutta sta roba, magari ne avevo già in quantità nell'altra parte, però vabbè. E vediamo un po'. Qui abbiamo dei secchi, magari per prendere un po' d'acqua. Granito levigato, ragazzi, prenderò il granito fuori dalla parte, lo levigherò e metterò in tutto il pavimento del sotterraneo. Che appunto nel sotterraneo andrò avanti anche. Lo farò tutto bello, tanto sentite che ci sono gli zombie, no? Così, così. E forse qui non lo faccio perché ci sarà un altro piano. E mi direte, ma come un altro piano? Basta, basta i piani. Eh no, vi spiego perché. Perché, ragazzi, non sarà un vero e proprio piano, ma sarà una specie di...
diciamo portale, perché ci saranno gli ingressi, ragazzi, per varie grotte, per dei tunnel, per se ce la faccio, una specie di ferrovia, e anche se ci sono delle grotte appunto qua sotto. Quindi questo non sarà più che un piano, sarà una scala che ci porterà ad una grotta, comunque ad uno spartivie, diciamo così. Comunque ci sta bene, secondo me. Però ci sta bene, vabbè. Ok, andiamo un attimo su per far vedere un po' la situazione al crepuscolo. Allora, qui abbiamo le nostre mucche che crescono molto bene, direi. Molto bene. E lì abbiamo il campo. Quindi io qui, ragazzi, vi dico un po' com'è. Allora, metterei qui dove ci sono adesso le mucche abusive lì, metterei i polli, che in modo che sia anche più piccolo, vedete? Lì o espando tipo il campo di grano, ma non credo proprio, cioè non mi serve, perché il grano mi serve per far riprodurre le mucche, quello lì basta e avanza, oppure siamo in carenza di cibo proprio, per produrre semi anche, è vero, però insomma basta quello lì. Qui farei, ragazzi, il campo di altre cose. Cosa vuol dire altre cose? Sei troppo generico, qua, avete ragione. Se le troviamo, patate, carote, zucche. Questo è il piano, spero vi piaccia. Quindi mucche, polli, zucchero, coltivazioni varie, grano. Queste saranno le nostre farme. Adesso sono, diciamo così, manuali, ma in futuro, ragazzi, saranno, diciamo, automatiche, o comunque semi-automatiche, perché automatiche è impossibile praticamente. Vabbè, ci facciamo una dormita, nota porto consiglio, vabbè. E ok, vediamo come ci alziamo, speriamo non ci siano mob fuori da qui. E devo ancora provare la motura, sinceramente, cioè non so quanto possa esistere. Comunque, ragazzi, faccio anche un piccolo appunto, dato che qualcuno me lo chiede, eccetera, eccetera. Se certi giorni non esce l'episodio di Minecraft, non è perché sono cattivo, ma è perché, ragazzi, veramente non ho tempo. Non, per favore, non chiedetemi di far uscire l'episodio, ragazzi, perché non ho tempo veramente. Io faccio volentieri questa serie, mi piace davvero molto, mi piace proprio. Mi piace davvero molto. È rilassante, spero rilassi anche voi. A parte gli infarti, magari di qualche creeper. Vabbè. Quindi, se vedete che non faccio video, è appunto perché, ragazzi, in qualche modo vuol dire che non ho il tempo. Per il resto, ragazzi, io cerco di parlarvi sempre un bel po' di video. Dai, prendiamo un po' di alberi come i vecchi tempi. Perché, ragazzi, vorrei fare delle cose che vi ho promesso ancora, tipo quasi all'inizio. Ovvero, creare dei cartelli per poi rinominare tutte le zone. Intanto creo magari i cartelli, faccio vedere come si fanno. E fuori dalla camera. Sì, fuori dalla camera, ciao. O fuori dalla parte off camera, insomma, dai. Li metterò in tutti i posti. Allora, i cartelli, se non ricordo male, allora si fanno. Bisogna avere degli stick. Si fanno così, eccoli qua, perfetto. Ce ne serviranno un bel po', però. Ok, 9 cartelli. Perfetto. E vi faccio un esempio. Magari dopo lo rimuoverò. Si possono togliere e si rianno tutti, eh. Cioè, non è che se li distruggi poi non te li danno indietro. Esempio, esempio. Ma sì, mi è venuto in mente l'esempio che posso fare. Per esempio, allora, vi faccio spiegare, quindi, cioè, vi faccio capire anche come si usano, diciamo così. Allora, questo è un esempio. Lo metto per di qua perché la casa è di là. E la parte che la torre le vuole fare di pietra, comunque, per farvi un esempio. Torre vacca. Ecco, questo è un esempio. Capite? Voglio che sia tutto illuminato e, per esempio, la via che porta dalla torre vacca alla nostra base, come potremmo chiamarla, ragazzi? Io direi che potremmo chiamarla anche su questo piano. Potremmo chiamarla magari, dato che sono tutte mucche, tutte allora la chiamerei palude, palude bovina, ci sta. Però c'è la via prima, aspettate. Via palude bovina. Vabbè, ci sta. Via palude bovina. Ci sta, ragazzi. Che sarebbe la via che porta dalla torre vacca fino alla nostra base. La nostra base l'ha rintottita per affettare metà e metà. Vabbè, no, a parte gli scherzi. Allora facciamo una roba del genere. Perché era qualcosa anche di simmetrico. Poi mettiamo home sweet home. Casa dolce casa. Conrad 019 Linetta. Ok. Perfetto, e la torcia la mettiamo sopra, che fa molto triangolare con le altre torce illuminate. Vabbè, ok, metterei qualche torcia anche magari vicino a casa, perché sennò, ragazzi, qui mi spawnano tutti. Quindi metterei in prossimità qui e qui. Posso dire, ragazzi, non ho mai fatto in effetti dovevo.
Dovevo assolutamente. Magari si scoprono più avanti di fare questa roba qua, ma in effetti dovevo farle anche prima. Che abbiamo quelli delle coltivazioni, quindi vabbè. Per quanto riguarda i funghi, io sinceramente so che si possono fare tipo le zuppe, roba del genere, per prendere il cibo, diciamo così, però non ne ho tanto bisogno, avete visto, quindi non ci preoccupiamo troppo. Bene, per quanto riguarda quindi quello che farò fuori dalla parte, ragazzi, metterò tutto questo qua in mattoni, quello che volete adesso in cobblestone, prenderò del granito e lo piazzerò, diciamo così, nel pavimento qui sotto. Poi magari comincerò a fare un po' di struttura qua sopra se ci riesco, prendo altra argilla, quindi altri mattoni, sì, proprio a romana. E ecco, magari farò qualche esplorazione e cercherò, ecco cosa farò, sicuramente spingerò con le buone o con le cattive tutte le mucche dentro il recinto. Voi non mi guardate perché siete abbastanza inquietanti. È simpatico fare così con le uova perché poi vi tenti la fortuna. Oh, vedete? Bello, sai. Così abbiamo due nuovi pulcini. Cioè abbiamo un pulcino e quello che avevamo già. Ragazzi, crescono. Come crescono? Vieni tutti qui, tutti qui, tutti qui, tutti qui. Si amano. Guardate che belli. Fatelo però. È un obbligo. Beh. Fatelo. Siete innamorati pazzi, vi vedo. Fatelo. Vabbè. Boh. Non si devono riprodurre. Va bene, ragazzi, io mangerei con voi una bellissima bistecca. E vi auguro, ragazzi, una buona settimana, buona giornata. Non so quando. No, sì, li pubblico alle 14 questi episodi. Quindi, buona giornata. Insomma, dai, siamo ancora in tempo. Perfetto. Quindi, io spero questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, mi raccomando, mi piace, iscrivete, commentate. Quindi, alla fine di questo spezzone. Quindi, adesso farò quelle cose che vi ho promesso off camera. Un saluto a tutti dal vostro Corazzotto 9 e al prossimo video. Ciao ciao!